Ciao a tutti ragazzi e ragazze, iniziamo questo mese di luglio con questo video perché voglio mostrarvi dei libri che ho ricevuto in regalo dalla mia vicina di casa che, sapendo la mia immensa passione per i libri e grande lettrice anche lei, ha deciso di regalarmeli. Io sono molto contenta perché non me lo aspettavo e ci sono dei titoli molto interessanti che avevo puntato già da un po' di tempo in libreria. Adesso ve li faccio vedere. Allora, ne sono 6. Me l'ha regalati qualche giorno fa. I primi di giugno me ne ha regalati altri 1, 2, 3, 4 e 5, solo che li tengo da un'altra parte. Adesso intanto dico i titoli dei primi 5. Allora, Il messaggio segreto delle farfalle, L'eleganza del riccio, Macheda di Salvo Sottile, L'eretico di Carlo Martigli e I messi oscuri di Karen Maitland. Questi li tengo da un'altra parte, quindi devo riportarli qui a casa e sono stati i primi 5. Comunque sulla mia pagina Facebook ho fatto anche la foto, la potete vedere tranquillamente. E adesso faccio vedere gli altri 6 libri che mi ha portato qualche giorno fa. Allora, il primo è Diane Setterfield, La tredicesima storia. Eccola qui, in edizione I Miti, a 6,90. È una vita che voglio leggere questo libro perché le recensioni, scusate, sono molte, ma soprattutto anche positive. È una storia che parla di libri, con la protagonista che è una libraia antiquaria. Quindi io, sapete che adoro tutte le storie che riguardano biblioteche, librerie o avventure proprio che si svolgono in questi determinati posti. E quindi è stato molto molto gradito riceverlo. Poi La signora dell'arte della morte di Ariana Franklin, La che scarpetta del XII secolo, eccolo qui. L'ottavo arcano di Kate Moss, PM, eccolo qui. Una storia di mistero di morte tra antichi simboli e tarocchi. Poi Paradiso amaro. Questo romanzo è stato tratto il film con George Clooney di Arte Hemmings. Eccolo. Lo stesso, questo l'avevo notato in libreria, ero indecisa se prenderlo o no, e quindi questa è stata l'occasione ottima per averlo. Poi Figlia del silenzio di Kim Edwards. Garzanti Elefanti bestseller, eccolo qui. Due gemelli separati dalla nascita, un segreto insopportabile, due vite che torneranno ad incrociarsi, contenuti speciali. Wow, ok, molto curiosa veramente perché mi ispira tanto soprattutto il titolo. E poi il libro di Isabella Allende, Paola, eccolo qui. Io non ho mai letto niente di questa scrittrice e sicuramente è un'ottima occasione per iniziare. Allora, io ho un bel bottino di 11 libri, veramente, non posso che essere felicissima di ospitarli a casa mia, di dare una nuova casa e li leggerò alcuni sicuramente sotto l'ombrellone, come La tredicesima storia, anche il libro di Ariana Franklin o di Kate Moss, eccolo qui, L'ottavo arcano, un thriller. Io adoro tutti i generi, veramente, e mi piace anche mixare. Leggere in vari periodi determinate cose oppure anche mischiare, per esempio, perché tanto non è un problema, anche due o tre libri in contemporanea, sia in ebook che in cartacei. Adesso sto leggendo, vi aggiorno brevemente, sto leggendo Il segreto della libreria sempre aperta, quasi finito, recensione, non so se ce la faccio entro questa settimana oppure vabbè, la prossima sicuramente, e Lo strano mondo di Alex Woods, quasi terminato, e lo stesso, recensione se non è questa settimana è la prossima. E questo quindi è un video un po' chiacchiericcio, ecco, ci tenevo a mostrarvelo, ve l'avevo detto che avrei fatto un video proprio sui libri ricevuti in regalo. E poi un'altra bellissima notizia che mi riguarda, e sono molto molto contenta, è iniziata una nuova collaborazione con la Sperling Kupfer, e infatti ieri mi è arrivato Voglio un piano C, eccolo qui, avevo richiesto come novità di giugno e luglio 2013. Tra le varie opzioni che mi erano arrivate tramite mail, mi aveva colpito il titolo, la storia. La trama è una cosa, cioè non è un libro impegnativo, si può tranquillamente leggere anche in spiaggia, cosa che infatti me lo porterò. Questo mese, mare, mare, anche agosto, finalmente bel tempo, non piove più qui dalle mie parti. E niente, sono contentissima, si allunga la lista delle mie collaborazioni, ne ho veramente tante. Una cosa che ci tenevo a dirvi è che devo leggere circa 12 libri di autori e autrici esordienti, quindi per il momento non accetto più PDF da recensire, non è per cattiveria, ma se no la lista dopo diventa troppo infinita e è giusto che dia spazio prima ai PDF, ai libri che mi sono stati inviati. Dopo vi faccio sapere quando riaprirò.
sempre se volete ricevere un parere umilissimo da parte mia. E i libri da leggere ne ho tantissimi, ma tanti, tanti, tanti libri che continuano a crescere la mia wishlist. Libri che vedo in libreria, che voglio, vorrei prendere, però ne ho tanti ancora da leggere. Vabbè, con gli sconti di questo mese ce ne sono tanti. Farò un video apposito, grazie alla rivista In Mondadori, e spero di fare anche altre recensioni, anche 3-4 in questo mese, se ce la faccio, molto probabilmente penso di sì. E niente, io, ecco, era questo giusto così per mostrarveli. Per mettervi al corrente di quest'altra novità con la Sperling, non so se voi l'avete letto, se vi è piaciuto, voi commentatemi, io rispondo sempre molto volentieri ai commenti. Se avete letto uno di questi libri che vi ho menzionato, ditemi, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, il perché, eccetera. L'Eleganza del Riccio sono contentissima che me l'abbia regalato, perché è tanto che voglio leggerlo. È come la tredicesima storia, è da un bel pezzo che c'è una wishlist e finalmente sono arrivati. Niente, io vi auguro, vabbè, buone vacanze, buon mare, godetevi quest'estate. Ci risentiamo presto con tanti video, recensioni, tornerà anche la rubrica Ita USA Cover, metto a confronto una copertina italiana e una americana per vedere qual è la cover che vi piace di più. E poi tante altre rubriche, video acquisti. E poi anche ecco, ovviamente le video recensioni. Seguitemi anche sul mio blog se vi va di iscrivervi come lettori o lettrici fissi. C'è la mia pagina Facebook che ha raggiunto quota 1100 fan. Io sono contentissima perché non me l'aspettavo. In meno di un anno, molto meno di un anno, ho raggiunto questo traguardo. Ci sono più di 700 iscritti qui sul mio canale YouTube. È una soddisfazione dietro l'altra. Veramente sono molto, ma molto contenta. Io vi auguro buone letture e ci vediamo presto. Ciao a tutti!